Hare Krishna, ora ben ritrovate, ben ritrovate tutte. L'argomento di stasera è testimonianze della potenza del mantra. Apriamo un paio di informazioni un po' più scientifiche, diciamo, poi magari conferme dalla tradizione. Qualche tempo fa è uscito un articolo molto interessante in una rivista scientifica americana. Il titolo era Effetto Sanscrito. E io ho estratto solo due o tre punti. Dice: la scienza dimostra, cioè in questo articolo diceva che la scienza dimostra che la recitazione dei mantra sanscriti migliora il cervello in modi inimmaginabili. Ricercatori occidentali rivelano perché i bambini che memorizzano i mantra sanscriti crescendo diventano super intelligenti. Quindi, ricercatori occidentali rivelano che i bambini che memorizzano i mantra sanscriti crescendo diventano super intelligenti. Interessanti questi studi. Poi, James Huswell, uno studioso, un ricercatore, ha studiato 21 pandit, studiosi esperti, pandit sono eruditi, studiosi, esperti nel sanscrito, proprio professionisti esperti nel sanscrito, li ha studiati molto attentamente e ha scoperto che memorizzare i mantra vedici aumenta il volume delle regioni cerebrali associate alle funzioni cognitive. Quindi memorizzare i mantra aumenta il volume delle regioni cerebrali associate alle funzioni cognitive, inclusa la memoria a breve e lungo termine. E poi l'articolo dice anche: questo corrobora le credenze della tradizione indiana, la quale afferma che memorizzare e recitare i mantra espande la memoria e le capacità mentali, appunto come dice la tradizione. Scusate, quindi effettivamente anche la scienza ammette, riconosce, cioè è dimostrato anche da questi studi che effettivamente la recitazione dei mantra sanscriti, i mantra vedici, aumenta la memoria e le capacità mentali. Poi un altro estratto dal libro del Kirtan di Steven Rosen, Satyaraj. Satyaraj Steven Rosen, un discepolo di Srila Prabhupada, un Vaishnava, un devoto, ma anche un accademico, ha scritto tanti libri, molto apprezzati anche negli ambienti così della cultura, di cultura, a diversi livelli, religione, cultura, filosofia. Ha fatto anche un libro sul Kirtan e nella sua introduzione dice: il Kirtan ha il potere, Kirtan, per chi non lo sapesse, Kirtan significa canto di mantra, canto e mantra. Di nuovo recitare i mantra vedici, no? Canto e musica, canto di mantra accompagnato dalla musica, che adesso è abbastanza diffuso. Infatti lui è arrivato a scrivere un libro proprio sul Kirtan, diciamo, intervistando alcuni dei più grandi Kirtanini nel mondo, Krishna Das, Jayutal, sono vari famosi, Deva Premal e altri collegati con Srila Prabhupada, col movimento di ISKCON, il movimento della coscienza di Krishna. Appunto, nell'introduzione, Steven Rosen, Satyaraj, dice: il Kirtan ha il potere di trasferirci a livello spirituale, dove l'intelletto e la mente razionale non possono arrivare. Attraverso il Kirtan è possibile fare in modo che le persone affette da disturbi psichici convertano le energie buie in energie di pace, comprendano le cause dei loro problemi e liberino le loro menti rendendole più chiare e forti. Quindi ha un effetto benefico, curativo, i disturbi mentali. Kirtan migliora la nostra capacità di ascolto, la nostra intonazione, quindi la voce, e la nostra memoria, confermato anche dalla scienza. Questo
Questa pratica inoltre armonizza i nostri aspetti razionali ed emozionali. Razionali ed emozionali, maschili e femminili, li armonizza. Ed aiuta ad esprimere la nostra creatività. Ricordo qua, ricordo quando George Harrison iniziò, quando ci fu la separazione dei Beatles, e George Harrison ha raccontato lui che è stato un periodo molto difficile, George Harrison è il chitarrista dei Beatles, è stato un periodo molto difficile per lui, di grande cambiamento, e raccontava che quando c'è stata questa separazione, c'erano diverse ansietà, dubbi, perplessità su come sarebbe sviluppata, perché chiaramente era il gruppo nella storia della musica più famoso, nella storia della musica dei Beatles. E George Harrison in quel periodo, per fortuna, lui ha detto, per fortuna ha raccontato che recitava il mantra, era il periodo in cui recitava regolarmente il mantra, ha preso rifugio, si è rifugiato nella pratica del mantra. E infatti, a conferma di ciò, di quello che dice qui Steven Rosen, dice aiuta a esprimere la nostra creatività. Infatti George Harrison, quando i Beatles si separarono, per lui fu invece gli altri scesero un po' più John Lennon, ma scesero un po', non ci fu una grande esplosione, invece una grande, individualmente non fecero un grande successo, poi continuarono perché sono chiaramente musicisti molto qualificati, ma George Harrison fu quello che ebbe più successo, scrisse un album doppio, Living in the Material World, se ricordo bene, in quel periodo George Harrison era particolarmente ispirato, in quel periodo in cui recitava il mantra regolarmente, compose anche Something, My Sweet Lord, no? questi canti molto che diventarono famosissimi, e scrisse veramente molti pezzi bellissimi, proprio a dimostrazione che la creatività, in quel periodo lui praticava più assiduamente, proprio, no? L'aveva fatto come una sua scelta, no? Per proteggerci da questo periodo così difficile, e manifestò una creatività speciale, riuscì a creare tanti pezzi bellissimi in quel periodo. Quindi il mantra aiuta a esprimere la nostra creatività, ci colleghiamo con energie più elevate. Infatti anche nella tradizione vedica abbiamo dei grandi acharya che erano dei musicisti straordinari, e grazie alla loro pratica appunto riuscirono a comporre delle musiche bellissime, celestiali. Grazie, poi continua Steven Rosen, Satyaraj continua, grazie alle nuove strumentazioni di indagine, la ricerca scientifica ha fatto interessanti scoperte sul rapporto emozioni-meditazione. La risonanza magnetica funzionale, che è in grado di visualizzare il cervello in attività, ha registrato durante la meditazione la comparsa non solo delle già conosciute onde alfa, ma anche di quelle teta, molto rare negli adulti, che sono tipiche di un cervello non stressato e indici di calma interiore. Quindi la meditazione e la realizzazione del mantra hanno proprio un effetto di calmare, no, l'agitazione mentale. Eliminano lo stress e generano calma interiore. Bene. Poi magari possiamo dire tanto, ci sono tantissime dimostrazioni nella storia, nella tradizione, della potenza del mantra. Il titolo di oggi è, no, la testimonianza della potenza del mantra. Ho scelto una tra i tanti eventi significativi che troviamo nelle scritture, la storia, un periodo o un incontro che fece Haridas Thakur con alcune persone importanti, studiosi, brahmana, persone rispettabili. Questo l'abbiamo tratto dal Chaitanya Charitamrita e anche ve lo leggo dal nostro libro degli Acharya, il libro che stiamo preparando sulla vita dei grandi Acharya del passato, che dimostra appunto la potenza del mantra, una delle tante dimostrazioni.
Però gli insegnamenti sono importanti. Reda Stakur è una persona straordinaria. Reda Stakur è chiamato Namacharya, il maestro del santo nome. Era un compagno molto caro, molto intimo di Chaitanya Mahaprabhu, Sri Krishna Chaitanya, Krishna stesso. Quindi la persona più qualificata per spiegare le glorie del mantra, del santo nome. E infatti un giorno successe che venne organizzata una riunione dove erano presenti in questa riunione molti grandi studiosi, brahmana e persone rispettabili. Tutti cominciarono a parlare delle grandi qualità di Haridas Thakur e di come egli recitava i santi nomi di Krishna 300.000 volte al giorno, e a parlare quindi delle glorie del santo nome. Quindi chi parlava di Haridas Thakur parlava poi anche delle glorie del santo nome. Quindi, riconoscendo le qualità di questo grande asceta, di questo grande Vaishnava devoto, tutti cominciarono a parlare in questo incontro di persone quindi rispettabili, autorevoli. Cominciarono a parlare delle glorie del santo nome di Haridas Thakur. Alcuni dicevano: cantando il santo nome, il mantra, ci si libera dalle reazioni di ogni peccato, dalle reazioni karmiche. No? Altri dicevano: è sufficiente cantare il santo nome perché l'essere individuale sia liberato dai legami materiali. Ma Haridas Thakur protestò. Haridas Thakur dice: come stanno elogiando, glorificando il santo nome, Haridas Thakur però ha protestato. E dice: queste due benedizioni, cioè l'eliminazione delle reazioni karmiche, la liberazione dai legami materiali, dai condizionamenti materiali, legami, attaccamenti materiali, dice: queste due benedizioni non sono il vero risultato del canto del santo nome, del canto del mantra. Interessante. Beh, diciamo, e beh, già quella a me basta. Se non gli basta, può ottenere anche quello, ma c'è di più. Haridas Thakur aggiunge: se si canta veramente, se si recita veramente il santo nome, il mantra, senza commettere offese, l'amore statico per Krishna si risveglia in noi. Quindi c'è un risveglio dell'amore divino, che si intende, quindi si intende che questo è un obiettivo ancora superiore, cioè un beneficio ancora più grande del fatto di essere liberati dai legami materiali, dalle reazioni karmiche. È molto interessante. Infatti, i devoti puri, le persone che hanno raggiunto, diciamo, un'elevata qualità di pratica del mantra, non sono attratti alla liberazione, è come un sottoprodotto, è una cosa non rilevante per loro, perché hanno qualcosa di più, no? Perché nessuno lascia qualcosa se non ha qualcosa di meglio. Nessuno abbandona qualcosa se non ha trovato qualcosa di più soddisfacente. Quindi Haridas Thakur informa le persone dicendo: se si recita veramente il santo nome senza commettere offese, l'amore statico per Krishna si risveglia in noi. La liberazione e l'annullamento delle reazioni di una vita colpevole sono soltanto due sottoprodotti secondari del canto del santo nome del Signore, dice Haridas. Al primo accenno del canto senza offese del santo nome del Signore svaniscono immediatamente le reazioni del peccato. Nell'assemblea c'era un certo Gopal Chakravarti, un esattore ufficiale della tesoreria dell'imperatore del Bengala. Era un brahmana, no? La classe brahminica, culture, sacerdoti, persone molto elevate nella cultura, nello studio. Era un brahmana colto e giovane, ma non sopportava di sentir dire da Haridas Thakur che anche solo un barlume del santo nome del Signore è sufficiente per ottenere la liberazione. Quindi, sentendo le affermazioni di Haridas, il giovane Gopal Chakravarti si irritò e lo criticò e disse: o grandi studiosi qui riuniti, ascoltate le conclusioni di questo devoto emotivo. Offesa a Haridas Thakur, questo devoto emotivo. Dopo innumerevoli milioni di vite, continua Gopal Chakravarti, dopo innumerevoli milioni di vite, quando, milioni di vite, tante vite, quando si raggiunge la perfezione della conoscenza assoluta, non si è ancora sicuri della liberazione. Eppure quest'uomo dice che è possibile raggiungerla con un'apparizione fugace
del canto del santo nome esente da offese, dice, anche se non è ancora, non è arrivato al canto puro, anche solo un'apparizione fugace è già sufficiente. Haridas Thakur disse: perché dubiti? Le scritture rivelate insegnano che per ottenere la liberazione è sufficiente il Nama Bassa, ovvero un barlume del canto senza offese del santo nome. Nama Bassa è un barlume, no? Un primo accenno della potenza del mantra. Quindi le scritture rivelate insegnano che per ottenere la liberazione è sufficiente il Nama Bassa, ovvero un barlume del canto senza offese del santo nome. Per un devoto che gode della felicità trascendentale del servizio devozionale, Bhakti Yoga, la liberazione è insignificante. Per questa ragione i puri devoti non desiderano, per questa ragione i puri devoti non desiderano ottenere la liberazione, dice Haridas. Gopal Chakravarti non coglie, anzi, Gopal Chakravarti in spirito di sfida disse: se non si raggiunge la liberazione con il Nama Bassa, come dici tu, stai certo che ti taglierò il naso. Haridas Thakur accettò la sfida e rispose: se la liberazione con il Nama Bassa non è raggiungibile, certamente io stesso mi taglierò il naso. Cioè, se ho detto qualcosa che non è vero, mi taglio io il naso. Tutti i presenti che avevano sentito la sfida erano molto turbati e si alzarono in piedi in grande tumulto. Immediatamente Irani e Govardhan, che erano i padroni di casa, quelli che avevano ospitato questo incontro, immediatamente Irani e Govardhan rimproverarono Gopal Chakravarti e il sacerdote, Gopal Chakravarti, per quello che aveva detto, per come aveva trattato Haridas Thakur, che era l'ospite d'onore nell'incontro. E il sacerdote Balaramacari aggiunse, rivolgendosi a Gopal Chakravarti: sei soltanto uno sciocco sofista. Che cosa ne sai del servizio devozionale offerto al Signore? Haridas si alzò per andarsene. Haridas si alzò tranquillamente per andarsene. I due fratelli, Majumdara, i due padroni di casa, insieme a tutti coloro che avevano preso parte alla riunione, si gettarono ai suoi piedi. Ma Haridas Thakur, sorridendo, disse con voce gentile: nessuno di voi ha colpa, neppure questo ignorante che si crede un brahmana. Neppure questo ignorante che si crede un brahmana è colpevole, perché è abituato ai ragionamenti dell'area della speculazione. Non è possibile comprendere le glorie del santo nome soltanto con l'argomentazione logica. Bello, no? Haridas Thakur dice: non è possibile comprendere le glorie del santo nome, del mantra, soltanto con l'argomentazione logica. Ora potete tornare tutti a casa. Che Sri Krishna vi conceda le sue benedizioni. Non rattristatevi per gli insulti che ho ricevuto. Ecco, vedi, un grande acciaria, un grande devoto, vediamo, anche quando viene insultato, criticato, non lo prende, anzi, ha detto agli altri: non preoccupatevi per gli insulti che ho ricevuto. Che succede a questo punto? Adesso cosa succede? Cioè, chi tra i due ha ragione? Gopal Chakravarti, che dice che già ottenere la liberazione è molto difficile da raggiungere anche dopo molte vite di evoluzione nella coscienza, nella conoscenza, nell'austerità, che è un fatto. È un fatto. Oppure ha ragione Haridas Thakur, che dice semplicemente recitando il mantra ancora a un livello ancora non puro, ancora con qualche, ancora con qualche impurità. Già si può ottenere facilmente la liberazione. Chi tra i due ha ragione? Vediamo cosa succede. I fatti dimostrano chi dei due ha ragione. Nel giro di 3 giorni, Gopal Chakravarti fu attaccato dalla lebbra e per conseguenza il suo bel naso si sciolse e cadde. Arrivò. Ricordate? Gopal Chakravarti ha detto: se la liberazione, gli aveva sfidato Haridas Thakur, gli ha detto:
Se non si raggiunge la liberazione con il Namba Bassa, stai certo che ti taglierò il naso. Dastakuri aveva risposto: se la liberazione con il Namba Bassa, no, il canto ancora non puro, non è raggiungibile, certamente io stesso mi taglierò il naso. Quindi dopo solo 3 giorni, queste sono cose storiche con centinaia di testimoni, qui siamo nel 1000, verso fino al 1400, dice, fino al 1400. Nel giro, in Bengala, nel giro di 3 giorni Gopal Chakravarti fu attaccato dalla lebbra e per conseguenza il suo bel naso si sciolse e cadde. Anche le sue dita, che erano belle come i boccioli dorati del fiore Champaka, a causa della lebbra avvizzirono e si consumarono. Vedendo le sue condizioni, tutti furono colti da un, vedendo le sue condizioni, tutti furono colti da un grande stupore. Elogiarono il potere di Haridas Thakur e gli offrirono omaggi. Certo, qui come spiegano le scritture, ripetutamente, quando si offende un grande devoto di Dio, un caro devoto di Dio come Haridas Thakur, ci sono subito reazioni pesanti. Vediamo subito, vediamo cosa gli è successo appunto a Gopal Chakravarti. Benché, quindi, quando le persone videro quello che era successo con Gopal Chakravarti, furono colte grandi stupori, come dire, veramente Haridas Thakur, come dire, che, no, che potere che ha, potere divino. Benché Haridas Thakur, in quanto Vaishnava, devoto, non avesse preso sul serio l'offesa del Brahmana, Dio, la persona suprema, non poté tollerarla. Quindi il Brahmana, Gopal Chakravarti, anche se Haridas Thakur, un devoto, non prende sul serio le offese, le critiche degli altri, ma Dio, la persona suprema, non può tollerare questo. E fece in modo che il Brahmana ne subisse le conseguenze. La peculiarità del puro devoto è quella di perdonare tutte le offese degli ignoranti. Quindi un devoto, un vero devoto di Dio, un devoto puro, ha questa caratteristica, perdona tutte le offese degli ignoranti. Ma la caratteristica di Sri Krishna, Dio la persona suprema, è quella di non tollerare che i suoi devoti vengano offesi. Questa è una legge spirituale. Un vero devoto di Dio non tollera le persone ignoranti, anzi è compassionevole, prega sempre per il loro bene, anche quando lo trattano male, anche quando lo criticano o lo maltrattano, alle volte Haridas Thakur uguale, Gesù, vediamo, grandi devoti. Quindi questa è la caratteristica dei puri devoti, che loro perdonano sempre, ma la caratteristica di Dio è quella di non tollerare che i suoi devoti vengano offesi. Quindi Haridas Thakur si rattristò quando seppe che Gopal Chakravarti si era ammalato di lebbra. Quindi gli dispiacque del fatto che Gopal Chakravarti doveva soffrire per questa sua impulsività. Però si vede che era necessario, e anche a noi stiamo imparando grazie a questi avvenimenti. Allora, qui parlando della potenza del mantra, venendo un po' più, ce ne sono tantissime descrizioni, racconti molto significativi nelle scritture vediche, nella tradizione che della potenza del mantra. Adesso magari non abbiamo tempo, però venendo più adesso vicino a noi possiamo vedere un'altra prova della potenza, la grande potenza del mantra, perché l'argomento è testimonianza della potenza del mantra, no? Un altro effetto possiamo vederlo nella vita di Srila Prabhupada, nella venuta di Srila Prabhupada quando è venuto in Occidente, quando è arrivato negli Stati Uniti, ha fatto cose miracolose col mantra. Ecco, Srila Prabhupada, appunto, quando nel 1965-66, poi arriva nel 65 in America, e poi nel 66 inizia la diffusione. Come inizia a diffondere il movimento? Come inizia a diffondere la coscienza di Krishna? Come inizia a diffondere il messaggio spirituale? Cantando il mantra. Principalmente è quello. Infatti iniziò a fare delle serate, Srila Prabhupada, nel suo negozietto, aveva trovato questo piccolo negozietto, degli incontri nel quale aveva già iniziato
in precedenza a casa di un certo dottor Mishra, un insegnante di yoga, cantando il mantra. Poi trovò questo negozietto, grazie ai suoi primi un po' seguaci, discepoli, e quello che faceva la sera è parlava un po', brevi lezioni, e cantavano molto il mantra, tutti insieme. E poi alla fine gli dava il prasada, cibo offerto a Krishna, no? Cibo santificato offerto a Krishna. E Prabhupada diceva, il mantra è la cura e il prasada è la dieta. Come quando una persona va da un dottore, che è una persona malata, va dal dottore, e il dottore cosa gli dà? Gli dà una cura e la dieta. Gli dice che medicine devi prendere e che tipo di alimentazione devi adottare. C'è la cura e c'è la dieta. E Prabhupada diceva che il mantra è la cura, il mantra di Krishna è la cura, e il prasada, cibo offerto da Krishna, è la dieta. C'è una potenza incredibile in questi due semplici elementi, il mantra e il prasada. Prabhupada praticamente ha iniziato così a diffondere il movimento. I giovani non riuscivano a capire tanto la filosofia all'inizio, erano molto annebbiati dalle droghe, l'LSD, tutte le varie abitudini che avevano. Però gli piaceva cantare, gli piaceva la musica e gli piaceva il prasada. Prabhupada era un cuoco straordinario, la sua cucina, la sua grande devozione, questo cibo che cucinava aveva un potere mistico, un potere spirituale. Infatti Prabhupada ha detto il prasada è la nostra arma segreta, praticamente è l'arma segreta per diffondere il messaggio spirituale. Praticamente nel mondo i ristoranti Govinda, che sono un po' nelle più grandi città del mondo, e la distribuzione anche Food for Life, Food for All, ce ne sono varie iniziative di distribuzione prasada, hanno veramente un grande effetto. Tante, tante persone si sono avvicinate alla coscienza di Krishna semplicemente iniziando proprio così, assaggiando questi cibi così buoni e anche carichi di energia spirituale. Quindi Srila Prabhupada iniziò col mantra e il prasada e ci fu veramente. Ebbe veramente un effetto straordinario, specialmente il famoso Tompkins Square Park, quando iniziò a cantare nel parco, arrivarono centinaia, le persone sentivano il mantra, sentivano questa energia così forte e cominciavano ad arrivare, poi si avvicinavano e si univano a Prabhupada, poi andò a San Francisco e anche lì canto di mantra, c'erano grandi kirtan, ha fatto anche un concerto che c'erano Janis Joplin, Allen Ginsberg, tutti i grandi del tempo, della Beat Generation, della controcultura, che iniziarono a cantare il mantra, apprezzare la potenza del mantra. E Prabhupada, quindi in poco tempo, diciamo, diffondendo semplicemente il canto del mantra di Krishna, fece miracoli. Riuscì a avvicinare tante persone, a toccare il cuore di tante persone, a ispirarle. E qui è una potenza particolare. Cioè, stiamo parlando appunto della potenza del mantra, testimonianze. Prabhupada riuscì a fare quello che nessun altro riusciva a fare, semplicemente con il mantra e il prasada. E poi ancora più recente, una conferma che, se non bastasse, una conferma nostra qua a Prabhupada Desh, è stato anche il recente Kirtan Festival che abbiamo avuto qua. Qualche settimana fa, è stato solo poco tempo fa, ma diciamo i nostri festival ci sono, la gente piace, infatti sono arrivate inaspettatamente tante persone no, e non ci è dispiaciuto anche alcuni, dice guarda non potete, non abbiamo abbastanza spazio per tutti. È stato molto bello e anche lì questi Kirtan Festival, queste feste che facciamo, che cosa si fa? Cosa si fa in questi Kirtan Festival? Semplice. Kirtan e Prasada, uguale. Canto del Santo Nome tutto il giorno, cantare insieme e prendere prasada buono, buon cibo offerto a Krishna con devozione, buona qualità, curato bene con devozione. E si è creata la magia, le persone sono rimaste molto toccate, sono tante persone anche in queste domeniche sono venute a trovarci, anche se abbiamo un numero limitato appunto per il periodo storico, però sono venute a trovarci proprio persone nuove che la prima volta che venivano hanno partecipato a questo Festival del Kirtan, sono rimasti profondamente toccati dall'atmosfera che si è creata semplicemente cantando insieme, prendendo prasada offerto a Krishna, stando insieme con persone che amano queste attività.
È stato bellissimo. E si crea un'energia particolare, si sente una gioia, una serenità che nessun'altra esperienza materiale può fare. Non c'è la paragone, stadi, cinema, concerti rock. Poi ognuno ha i suoi gusti nella vita, certo, ma chi si lascia andare a queste semplici attività, se canta il mantra, poi per fortuna avevamo anche dei bravi musicisti bravi e quindi anche i kirtan erano molto belli, bellissimi kirtan, prasada di alta qualità, abbiamo dei cuochi molto bravi che hanno collaborato e si è creata veramente una situazione magica. Infatti poi all'inizio avevo detto, allora oggi proviamo una giornata, proviamo almeno un giorno a vivere a Vaikuntha, la dimensione spirituale. Proviamo un giorno di cosa vuol dire vivere nel mondo spirituale, Vaikuntha senza ansietà. E infatti poi, dopo alcune ore di kirtan e prasada, avevano assaggiato, ecco, avevano cantato insieme un po' di ore, e ho detto, come sta andando l'esperienza? Gli ho chiesto a tutti, no? E tutti, già! E tutti che applaudivano, no? Molto contenti. Ma non c'è niente, non è che abbiamo fatto chissà cosa, però abbiamo fatto le cose giuste. Le cose giuste, kirtan, si canta del santo nome, mantra, ha una potenza in se stesso. Se la persona, se noi lasciamo, come dire, smettiamo di voler sempre metterci al controllo delle cose e ci lasciamo un po' andare alla vibrazione sonora, trascendentale, spirituale, succedono miracoli. Chaitanya Mahaprabhu, Prabhupada spiega, Chaitanya Mahaprabhu ha insegnato cos'è il kirtan, cos'è il mantra. Il mantra di Chaitanya Mahaprabhu non si è mai sentito il controllore del mantra. Lui era il servitore del mantra. Perché tutto il mondo, come va il mondo, la cultura materialista e anche tante scuole spirituali insegnano più che l'abbandono a Dio, più che la resa, l'abbandono, l'affidamento, insegnano con i tuoi sforzi cercare di controllare, reciti il mantra con molta determinazione per sviluppare una particolare potere e capacità. Invece Chaitanya Mahaprabhu, il mantra va cantato in uno spirito di servizio, uno spirito di dipendenza, di abbandono. Allora c'è potenza, allora c'è potenza. E quando è recitato e cantato da persone che hanno questo spirito, si sente la differenza e le persone vengono toccate, il loro cuore vengono toccate profondamente. E non c'è bisogno di altro, perché la felicità più grande è la felicità dell'anima, la felicità più grande è la felicità spirituale, non ci sono altri tipi di piaceri materiali che possono essere paragonati a questi. Infatti, quando ci sono queste esperienze, questi festival insieme, si uniscono persone che hanno questo spirito, diventa veramente una cosa magica, bellissima. La gente è molto soddisfatta, inspiegabilmente soddisfatta, inspiegabilmente materialmente, ma cosa fanno? No? Cosa stanno facendo? Eppure sono molto più felici, come ci hanno detto alcune delle volte, ma quando ho visto, come uno ci ha detto all'ultimo Bhakti Retreat, io ho fatto tante vacanze, tanti ritiri, anche l'altra volta anche la festa di Capodanno, ho fatto tanti Capodanni, ormai aveva più di 50 anni. Ha fatto tanti capodanni nella vita, capito, locali molto belli, pranzi super. Ma questo qua è stato il più bello di tutti. Non sono mai stato così soddisfatto. Oppure questi giorni di battiti, non sono mai stato così bene. Magari avevano speso anche tanto, ho fatto anche tante cose, tanti investimenti per poter prendersi un po' di vacanza, di divertirsi, tra virgolette. E poi, come sempre, perché i piaceri materiali sono comunque temporanei e incompleti, come sempre poi resti sempre un po' a bocca asciutta. E invece queste esperienze spirituali del canto, dei santi nomi insieme, il kirtan, il prasada, sono qualcosa di straordinario. La compagnia di persone illuminate creano veramente qualcosa di speciale, di magico. Bene, io mi fermerei qua. Sentiamo se qualcuno di voi ha qualche commento, domanda, esperienza da comunicare sulla potenza del mantra, qualche testimonianza della potenza del mantra.
C'è Stefano Giangrasso che dice: Revolgo Rucharana Prabhu, il Signore Sri Chaitanya Mahaprabhu ci ha lasciato un dono prezioso. In quest'era di Kali Yuga dubito fortemente che saremo in grado di portare a termine cerimonie molto complesse per l'adorazione del Signore. Una sorta di bigname spirituale che dona pace quando recitato e regala gioia quando cantato. Vibrazioni trascendentali che cambiano il nostro cuore, riallineandolo con l'energia del Signore Supremo Sri Krishna. Grazie, bello. Belle esperienze. È sperimentabile, no? Sperimentabile, è una scienza spirituale, è una cosa che chiunque può sentirne i benefici. Prabhupada diceva, il fatto, dice, ma nessuna vibrazione materiale, nessun nome materiale, nessuno può continuare a recitare molto tempo. Un qualsiasi nome o vibrazione sonora materiale per molto tempo senza stancarsi. Cioè, invece, guardate questi devoti, dice questi guarda, i suoi discepoli, guardate, loro cantano i festival, vanno avanti ore. Fate lì, quella giornata lì che abbiamo fatto il Kirtan Festival, le persone abbiamo fatto praticamente 7 ore, quanti erano? Di più, 7-8 ore non stop praticamente di Kirtan, ma dicevano tutti: il tempo è volato, bellissimo. Cioè, leggeri, non c'è stato appesantimento, anzi, al contrario, molta gioia. Il mantra è così, se ci lasciamo andare la vibrazione sonora è il contrario, invece ci dà freschezza, è sempre nuovo, sempre fresco, non stanca mai. È sempre più bello. Grazie. Qualche altro? Sì, sempre lui dice, Ribol, chi semina vento raccoglie tempesta, chi offende un puro devoto raccoglie il proprio naso, come la storia appena ascoltata. Krishna ci protegge sempre. Bene, vi ringrazio, ci vediamo allora prossimo martedì, prossimo incontro. Hare Krishna, grazie molte.